Buongiorno a tutti. Allora abbiamo visto che Giacobbe parte ecco, per andare a trovare, a prendere la sua sposa, ecco, come gli avevano suggerito i suoi genitori. Ecco, però ricordiamo il passaggio precedente, dove Isacco benedice ancora una volta Giacobbe. E soprattutto sono, la benedizione si dava sempre al, al primogenito, è stata data anche ad Esau. Ma però eh, Giacobbe è il detentore delle promesse. Infatti, eh, Isacco dice: Ti benedica Dio onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi sì che tu divenga un insieme di popoli. È il, è il capitolo 28 al versetto 3 ecco, che abbiamo letto precedentemente. Ecco, questa è la cosa più importante. Eh, leggiamo, eh, leggiamo il primo versetto. Giacobbe uscì da Bersabea e se ne andrò verso Carran. Ecco, non è Canaan, è Carran, ecco, bisogna distinguere. Canaan è la, la, la terra santa di oggi. Carran invece era al nord, molto, molto su, perché per andare in mesopotamia bisogna, bisogna fare appunto un grande giro andando fino al nord e poi scendere fino a ur dei caldei dove era stato eh, nutrito abramo che okay? è vicino al, al golfo persico ecco quindi sono eh, migliaia di, di chilometri ecco adesso io non ho guardato ma un, 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 un Era un cammino anche pericoloso, ecco, perché poi c'erano i predoni, c'erano ecco, era, le fiere, ecco, tutte quelle cose lì. E, e Giacobbe, come vediamo, ha solo un, una sacca, ecco, a piedi. E, non si dice che abbia preso degli animali, come aveva fatto il servo, non lo sappiamo, però certo il, il, il viaggio era lunghissimo. Poi era un viaggio un po'... Ehm, al, al buio, ecco perché non sapeva neanche chi era chi sarebbe stata la sua sposa, sapeva solo che doveva andare eh, da Labano, appunto, la, il, il fratello della madre È Rebecca. Ecco, leggiamo il versetto 11: Si trovò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato, preso una pietra dal luogo. La pose dalla parte del capo e si coricò in quel luogo. Ecco, allora vedete che la descrizione sembra proprio quella di un girovago: ecco, eh, non aveva neanche il cuscino, e prende una pietra e, e appoggia la testa sulla pietra e dorme all'agghiaccio. Alla, alla, alla ecco, eh, però, eh, appunto il Signore, come vediamo adesso al versetto 12, ehm, fece un sogno ed ecco una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo ed ecco angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, qui lo spiegheremo negli spunti perché ehm, certamente mh, giacobbe non poteva capire del tutto questo sogno eh, lo spiega gesù nel vangelo di giovanni lo vedremo negli spunti però che cosa comprende lo dice subito dopo quindi una scala che ehm, ehm, il signore stava al, al limite della scala quindi mh, ehm, <coughs> Una scala che poggiava a terra e la cima dice toccava il cielo. E questo è, per un antico era un segno eh, molto grande: perché? Perché il cielo e la terra, eh, cioè la, il cielo era la dimora di Dio e la terra la dimora degli uomini e non c'era nessun contatto. Perché abbiamo visto all'inizio della Genesi che eh, il giardino dell'Eden era precluso all'uomo perché era caduto nel peccato. Ecco, quindi c'era come dice anche il Nuovo Testamento: c'era un'inimicizia perché l'uomo aveva eh, abbandonato Dio, aveva perso la fiducia in Dio e aveva eh, ascoltato appunto eh, Satana. E, e, e quindi l'uomo peccatore non può entrare eh, nell'ambito di Dio che sono appunto i ceti però lui questo lo capisce dopo vedremo come lo, lo, lo spiega Gesù nel Vangelo però qui è un segno molto importante ecco. Legge, leggiamo i versetti 13 e 14 ed ecco il Signore stava al di sopra di essa e disse: Io sono il Signore, il Dio di Abram, tuo padre e il Dio di Giacobbe. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. E, alla tua discendenza, e la tua discendenza sarà come la polvere della terra, e ti aprirai una breccia. A occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno, e in te e nella tua discendenza saranno benedette tutte le famiglie della terra. Qui è la benedizione che viene detta da Dio, questa volta, però, appunto, è la, è la grande promessa che abbiamo visto all'inizio, che ve l'ho letta, al, al capitolo 28. Ecco, ma il Signore è molto più preciso, dica, la tua discendenza si, può, si dovrebbe mh, ehm, tradurre mh, nel tuo seme, ecco, perché gli antichi ecco, eh, ragionava in questo, in, ragionavano in, in, in questo modo: cioè l'albero la, genealogico eh, proveniva da un, da un seme del patriarca, e poi attraverso i figli la, eh, la famiglia, poi la tribù e poi il popolo ecco, eh, si moltiplicavano. Ecco. E quindi gli fa la, la promessa, appunto gli dice che la tua discendenza, qui parla della, della razza, ehm, che sarà m, numerosa come la polvere della terra. Ecco, questa è la prima m, eh, promessa che è il popolo di Israele. Però subito dopo invece vediamo un'altra cosa. Dio dice un'altra cosa: dice ti aprirai una breccia a occidente e ad oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E poi dice quello che aveva detto anche il padre, cioè Isacco, e in te e nella tua discendenza saranno benedette tutte le famiglie delle, della terra. Allora, prima abbiamo visto il popolo di Israele, molto numeroso sarebbe stato, ma qui ci sono tutte le famiglie della terra, perché ci sono i quattro punti cardinali. Ecco, aprirsi una breccia è una frase idiomatica tipica eh, dell'ebraico, ecco, in, in italiano non si dice neanche nelle altre lingue. Però nel contesto la breccia indica espansione. E qui L'accrescimento del popolo che verrà, cioè i gentili da tutti i punti cardinali. E infatti, dice: E in te e nella tua discendenza saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora, non è più un popolo secondo la razza. È impossibile. Ecco. Perché se i popoli del, del mondo erano tantissimi, ecco, e poi non vengono dal seme di mh, Giacobbe. E quindi vedete questa profezia. Poi lo spiegherò negli spunti: parla dei gentili, allora saranno popolo di Dio, ma non più per razza. Ecco, poi lo vedremo. Ecco. Ecco, leggiamo il capitolo, il versetto 15 e poi Dio dice, ed ecco, io sono con te e ti custodirò dovunque andrai, poi ti farò ritornare in questa terra poiché non ti abbandonerò fino a quando non abbia eseguito ciò che ti ho detto. Ecco. Allora qui Dio... Promette una protezione personale su Giacobbe, come aveva fatto, come abbiamo visto, con Abramo e Isacco. Ecco, vedete, allora questa è una promessa eh, ad hominem, cioè diretta a un uomo solo cioè a Giacobbe. quelle precedenti, invece c'è tutto il progetto di Dio sull'umanità, ecco, anche se pian pianino si dischiude nella rivelazione progressiva e diventa sempre più chiaro. Però qua già c'è una, una profezia che guarda eh, lontanissimo, ecco, nei millenni, ecco, e, e quindi cosa, cosa gli, gli, gli dice il Signore? Eh, gli dice che lo custodirà dovunque andrà, poi ritornerà in questa terra perché mh, qui ehm, non è ancora a Carran, è ancora nella Terra Santa, nel Canaan, ecco. E, e quindi gli dice già che il, il suo, suo implicitamente gli dice che il suo viaggio avrà successo e tornerà nella terra dei padri, cioè di Isacco e del nonno Abram. E poi gli dice che non lo abbandonerà mai fino a quando non, ha, non avrà eseguito ciò che ha detto, cioè le cose che ha detto adesso. Ecco. Andiamo avanti. Allora Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse, davvero vi è il Signore in questo luogo? E io non lo sapevo. Ebbe timore e disse, quanto è ter terribile questo luogo? Questo non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Ecco, vedete che qui... Giacobbe fa conoscenza con il dio dei suoi padri perché se vi ricordate quando Isacco che non ci vedeva e lui si era appunto spacciato per il fratello e Isacco gli dice ma come hai fatto a trovare così presto la selvaggina? E Giacobbe dice Me la son trovata in mano, eh, è stato il tuo Dio, dice, non il mio Dio, il, il Dio del padre. Quindi eh, non aveva ancora scelto la sua religione, però adesso c'è una manifestazione divina in un sogno e comincia anche lui a conoscere ecco, il Dio dei suoi padri. Ecco, però eh, vedete, Giacobbe, come vedremo, l'ho già detto, perché questo passaggio lo spiega Gesù stesso, però Giacobbe capisce molto mh, da questo sogno. E dice: Davvero vi è il Signore in questo luogo? Ecco, capisce che è una manifestazione di Dio. E quindi ha timore: vuol dire che. Mh, eh, aveva appunto, l'aveva capito bene e ci credeva, se no, non ci sarebbe il timore. Ecco. E poi dice quanto è terribile questo luogo: la presenza del Dio Onnipotente, come dice anche la Genesi: il Dio dell'eternità, ecco. il Dio vivo rispetto a tutti i simulacri pagani che invece erano delle statue. Ecco. E, e poi dice due cose molto importanti, dice questo non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Ecco, allora capisce che c'è una porta per il cielo. Come ho detto prima, appunto il cielo e la terra erano due ambiti che non, che non si toccavano, c'era l'inimicizia, diciamo così, più da, da parte dell'uomo, eh, chiaramente, non da parte di Dio dell'uomo che aveva perso eh, la possibilità di vivere in eterno, perché c'era lo Sheol nell'Antico Testamento, il Paradiso, il Purgatorio e l'Inferno arrivano con Cristo. Ecco. E, e quindi questo è molto importante perché è una grandissima rivelazione. Per quel tempo siamo circa due millenni prima di Cristo. Ecco. Andiamo avanti. Giacobbe si alzò di buon mattino presto, prese la pietra che aveva posto dalla parte del capo, la pose come stela e versò olio sulla sua sommità e impose il nome Betel a quel luogo, tuttavia da principio il nome della città era Luz, vedete, cambia il nome del luogo e anche della città, perché per lui questa è la casa di Dio. Ecco, la stele doveva ricordare il luogo e cosa vi fosse accaduto, in questo caso appunto la manifestazione di Dio nel sogno. E lo chiama Betel, che in ebraico vuol dire casa di Dio. In quanto Dio aveva consacrato il luogo con la sua visita. Ecco. Andiamo avanti, gli ultimi, gli ultimi versetti. Ecco. Giacobbe fece un voto, dicendo: Se il Signore Dio sarà con me e mi custodirà in questo viaggio, in cui cammino e mi darà pane da mangiare e veste da indossare. E ritornerò in pace alla casa di mio padre allora il Signore sarà il mio Dio vedete che lo decide adesso di fare un voto però eh, appunto ci, il voto vuol dire che eh, che giacobbe ecco eh, adorerà il, il Dio dei suoi padri, però eh, solo dopo ecco, ehm, il suo viaggio e se, ta, se andrà tutto bene come Dio gli aveva detto nel sogno. Ripete, ripete praticamente le stesse cose, la custodia, ecco, poi il cibo, le vesti e poi anche ritornare a casa sua. Eh, vedremo che eh, più avanti che sarà un, un, un lungo viaggio e una grande per permanenza però poi il Signore alla fine ecco, mantiene tutte le promesse ecco, quindi eh, prende questa pietra e, e, la, e la posta come stele eh, le stele le potete vedere nell'archeologia, no? sono anche scritte. Ecco qui: lui aveva solo un, un, una pietra e mette quella. E, proprio quella dove appoggiava la testa e, do, e sulla quale ha sognato ecco, Dio. E, Sarà una casa di Dio, dice, e poi promette: appunto, che se, se tutto va bene, eh, gli darà eh, la decima parte di tutto che ave, quello che aveva. Ecco. E quindi vedete che la conoscenza di Dio è progressiva, come è stato per Abramo e anche per Isacco, ma così anche come ehm, con, Gia, con Giacobbe. Ecco perché dovete sapere che nell'antichità ogni popolo aveva il suo Dio, quindi erano eh, molteplici gli dèi della terra. Invece il, il, il Dio di Abramo ecco, era quasi sconosciuto. Eh, qualcuno lo conosceva, anche però era era, il Dio di Potente era uno dei tanti idoli, degli tanti dei che si veneravano nell'antichità. Ecco, la scala dove sulla sommità eh, c'era Dio, una scala per arrivare fino al cielo era una scala infinita, ecco. ma è, era un'immagine un che voleva dire come Giacobbe ha, ha ben capito che Dio promette una, non solo un contatto tra il cielo e la terra, ma appunto anche se c'era la scala, anche un modo per arrivare al cielo. Ecco, però eh, Giacobbe non va più in là di questo. Ma siccome dice che gli angeli salgono e scendono eh, da questa scala, vuol dire che il contatto che ci sarà, e sappiamo bene quando con l'incarnazione con la nascita del messia di Gesù è un contatto permanente con la divinità ecco adesso leggiamo il Vangelo di Giovanni che dice vedete il Signore a un certo punto eh, quando Natanaele rimane Impressionato ecco, dalla chiaroveggenza di Gesù, Gesù gli risponde: Dice, Perché ti ho detto che visto sotto il fico, credi, vedrai cose maggiori di queste? Poi dice: Quali sono? In verità, in verità vi dico: Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ecco, il Signore eh, si faceva chiamare figlio d'uomo. Ecco. Allora vedete che mh, il cielo aperto, ecco qui eh, al tempo di Giacobbe il cielo era chiuso. Ecco. e Invece appunto vi ho detto che eh, il paradiso, l'accesso al regno dei cieli c'è solo con Gesù. Prima c'era lo Sheol che erano l'Ade come avevano anche gli altri popoli, gli inferi, ecco, dove non c'era la retribuzione e tutti gli uomini eh, ritornavano alla polvere. Ecco, quindi vedete che eh, Gesù dice, mentre nel, nel sogno Giacobbe vede gli angeli che salgono e scendono dalla scala, Gesù invece dice che la scala è il figlio dell'uomo, cioè sono io, dice. Quindi, ecco, vedete che qui si realizza la promessa di Dio con Gesù. Ecco, con Gesù c'è un accesso alla casa del cielo e al cielo, eh, alla casa di Dio, eh, permanente, ecco, fino alla fine del mondo. Vedete che l'uomo non la fa da solo, questa salita. Ci sono gli angeli, vuol dire la presenza di Dio, sia sopra perché dice che, vanno, che salgono, ma anche sulla terra perché dice che scendono. Ecco, eh, queste sono le immagini bibliche. Eh. E quindi mh, anche per noi ecco, questa cosa ci deve molto confortare perché appunto la, la porta del cielo come dice Giacobbe è sempre aperta ecco. ecco quindi Cristo è la porta del cielo infatti dice io sono la via eh, vedete la scala che dobbiamo salire poi dice la verità e poi dice la vita ecco la vita eterna che è, era stata preclusa agli uomini antichi ma ora è a portata di mano anche se dobbiamo morire ecco su questo punto voglio dire anche altre cose vedete che allora avendo eh, l'aiuto all del signore che ci spiega le profezie antiche ecco, vedete che qua c'è una profezia che viene detta eh, nel sogno da dio stesso a giacobbe siamo eh, 1950 più o meno anni prima di Cristo. Ecco, questo ci deve anche far capire che le profezie ci sono e anche, hanno anche una visuale sul tempo e sullo spazio, qui ci sono 2000 anni. Poi se pensiamo, appunto, quando dice la Breccia e eh, Espanderai in tutti i punti cardinali, no? cosa vuol dire quello non l'abbiamo ancora visto. Ecco che i popoli ecco, adorano il Dio creatore e il suo Figlio Gesù, però eh, siamo andati avanti, non ci sono più solo gli ebrei, ci sono tanti popoli che hanno all'interno oppure sono cristiani. Ecco. Adorano Gesù, che è il Messia, e il Dio creatore, ecco. E quindi è una profezia che riguarda eh, i millenni. E quindi, quando certi studiosi dicono: Ma qua è impossibile che Isaia abbia eh, profetato, ecco. Eh, con un arco di tempo di due o tre secoli. Invece no, qua ne vediamo uno che siamo, sono due millenni. Ecco. E quindi, perché Dio ecco, conosce il suo progetto che c'era già nel, nel suo cuore molto prima della creazione del mondo. Ecco, e quindi è lui che, che poi lo fa andare avanti, questo progetto per tutta l'umanità, per tutto il mondo. E quindi vediamo quindi il, il progetto di Dio, prima Israele, il, il popolo primogenito, eletto dal Signore, però poi arrivano anche eh, tutti i gentili. Ecco, dopo la morte di Gesù ecco, cosa fanno gli apostoli? Capiscono e dopo un po' che devono andare dai gentili a predicare la resurrezione di Cristo e la, la sua venuta come Messia di Israele. Quindi Paolo, Pietro, gli Apostoli, anche loro si disperdono per i quattro punti cardinali, ecco come dice eh, proprio eh, il nostro testo di oggi. Per concludere, eh, leggiamo l'Apocalisse, che è una visione di Giovanni. Che gli fa vedere il cielo, ecco, la casa di Dio. E dice: Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Ecco, Apocalisse 7, 9, 10. Ecco, però c'è anche Qui vedete l'entrata dei, dei popoli, non più solo di Israele. Anche qua eh, vediamo che sempre, sempre nell'Apocalisse si dice al capitolo 7, dopo ciò apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, cioè a Gesù, a Cristo, avvolti in vesti candide e portavano palme nelle mani e gridavano a gran voce la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono all'agnello vedete che sono davanti al trono di dio quindi tutte le nazioni sono davanti al trono di dio e nella casa di dio come dice appunto giacobbe oggi questa è la casa di dio perché aveva visto in quel luogo appunto non solo il signore sulla sommità ma anche questo questa scala quindi questo punto di contatto che poi, come sappiamo, si realizza in, in un uomo, nel figlio di Dio, Gesù Cristo. Pace, bene a tutti e buona gi giornata.